Perciò diciamo che eh, una persona che magari eh, abbiamo detto che inizialmente non ha eh, non, per una persona normale, chiaramente normo, normopatologica, eh, normopatica. Di, si dice no, un soggetto sano, eh, un soggetto sano eh, praticamente eh, non, non dovrebbe dare problemi. Però se una persona invece è appassionata appunto a danza del ventre, man mano che pratica la danza del ventre anche per una cosa, per un fattore esterno chiaramente, estraneo appunto a questa attività, e magari ha un eh, subentra un problema di scala, di produzione o estrusione eccetera eccetera. E praticamente a questo punto mi sembra di capire che può essere controindicato in alcuni casi. Sì, in alcuni casi sì, nel senso che deve essere fatto uno studio appunto dal fisiatra competente, vedere un po' quali sono i movimenti particolari che possono scatenare questo tipo di dolore dovuto appunto allo spostamento dei dischi o comunque a alcune contratture antagiche riflesse muscolari, eventualmente si può o cercare di evitare alcuni movimenti specifici oppure in altri casi si è costretti purtroppo quando si hanno presenza So, di ernie che sono abbastanza importanti a diciamo, abbandonare questo tipo di attività sportiva però nel soggetto sano appunto questo non è assolutamente controindicato nel senso che è chiaro che dà una sollecitazione che può essere rispetto a altre attività sportive un pochino più vivace dal momento in cui si ha una lesione vera e propria del disco intervertebrale è importante in questo caso converrebbe appunto cercare di mantenere un equilibrio appunto, tra il disco stesso e le strutture nervose. Le consiglierebbe di smettere in questo caso? Beh comunque si può, non, non smettere addirittura ma comunque si può ridurre diciamo il movimento stesso quindi continuare a praticamente sì, attività sportiva, però senza esasperare il movimento della colonna lombosacrale. E ritorniamo ancora a parlare col dottor Finucci, eh, perché eh, io vorrei adesso a questo punto lasciare a parte il discorso sportivo, discorso posturale. Abbiamo parlato, però è inutile mh, addentrarci appunto nei meantri appunto, della ginnastica eh, posturale, perché sono, non è che possiamo spiegare delle tecniche, appunto, quella sì, ci si rivolge a un, a un fisioterapista eh, esperto, appunto. No, parlavo per come fisioterapista per cioè il fisiatra che ovviamente manda al fisioterapista e il fisioterapista poi giustamente ehm, ha una sua uh, competenza specifica per poter uh, seguire appunto il paziente. Che bisogna dire che bisogna nella, post nella ginnastica postura bisogna essere veramente pazienti, poi penso, perché sì, se uno sì. ha un problema. E invece vorrei a questo punto uh, parlare un attimo invece di un'altra cosa: delle, di quelle che sono le abitudini. Uh, però mi sembra che ab abbiamo, abbiamo uno spot pubblicitario. Noi uh, ascoltiamo lo spot, appunto la linea va di nuovo alla regia, Max Giostante e poi torniamo ancora con il dottor Finucci. Apparicordiamo ancora Fissiata presso il Centro Paraplegici di Ostia-Lido. Eh, per poter appunto, parlare appunto, di quelle che sono le abitudini eh, giornaliere. Ecco, restate con noi perché questo è molto importante. Quello che in qualche modo può essere eh, controproducente per eh, l'insorgere oppure anche per, per, eh, il, non, per il peggioramento appunto, eh, del, eh, di problemi alla colonna vertebrale e quello che invece può essere utile sicuramente per alleviare eh, quelli che sono i problemi. Restate con noi perché questa è la parte più importante perché mh, nella vostra attività quotidiana eh, sicuramente avrete, eh, Avete sempre a che fare con posture sbagliate e magari con una piccola correzione si possono evitare problemi che magari fanno perdere sicuramente moltissimo tempo e soprattutto danno veramente tanti fastidi. Ritorniamo lì nella regia, ritorniamo subito dopo. State ascoltando Radio Roma. E nuovamente...